e nei controlli. È importante pertanto offrire e operare in modo serio nella vigilanza, affinché non si ripetano mai più episodi di tale natura che rischiano di screditare i nostri produttori e il nostro prodotto nel mondo. È pertanto necessario giungere presto all'approvazione di una via definitiva di questo provvedimento, frutto di un lavoro e di un contributo attivo e condiviso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, delle associazioni di categoria e degli enti locali competenti in materia. Un sistema di regole certe e la volontà politica di investire nel settore vitivinicolo consentirà perciò un importante elemento di sviluppo dell'occupazione e dell'economia del nostro Paese, in un comparto, quello agricolo, che è stato riscoperto negli ultimi anni, ma che anche in passato, nella nostra storia, ha svolto un ruolo fondamentale. Per queste ragioni, il gruppo parlamentare di Area Popolare voterà a favore di questo progetto di legge, considerati soprattutto gli effetti positivi che lo stesso potrà avere per migliorare il rapporto consumatore-operatore e, in definitiva, tutelare anche i consumatori finali del prodotto del vino. Grazie. E adesso do la parola al deputato Franco Bordo. Grazie Presidente. La proposta di legge che oggi è all'attenzione dell'Aula, grazie a un puntiglioso lavoro svolto in Commissione, è stata notevolmente migliorata e completata rispetto alla versione originaria. Rappresenta un buon punto d'incontro. Questo testo, una disciplina organica della vite, della produzione e del commercio del vino, potrà risultare veramente importante e significativa per il comparto vitivinicolo, per le migliaia di aziende produttrici, per i nostri consumatori, per l'economia agricola del Paese. Si introducono importanti novità in materia di etichettatura per consentire ai produttori di indicare con maggiore specificazione la collocazione geografica dell'azienda e dei vigneti, eliminando il rischio di applicazione di sanzioni per l'indicazione di nomi geografici anche quando essi siano corrispondenti e tutelati con denominazioni di origine. È stato recepito il principio di semplificazione voluto da tante associazioni di categoria che impegna nel SIAN, Sistema Informatico Agricolo Nazionale, la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti stessi. Ancora sulla semplificazione, sono state inserite disposizioni che, se applicate correttamente, porteranno a una notevole sburocratizzazione del sistema, quali l'unicità del controllore in azienda, l'analisi dei rischi, una semplificazione per le analisi chimico-fisico e organolettiche, riducendo i costi per le aziende, evitando la duplicazione delle analisi stesse. Si rafforza anche il controllo e la vigilanza sul mercato. Importante la scelta di rendere pubblici sul sito dell'azienda delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli, specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità. Esoneri e semplificazioni ai fini della tenuta dei registri riguardano i produttori fino a 10 o 20 ettolitri in base alle fattispecie. Anche per i piccoli produttori di aceti sono state inserite positive facilitazioni. Quindi l'obiettivo che si vuole raggiungere con questo testo è quello di introdurre una forte semplificazione, appunto, ma al tempo stesso tutelare quantità, qualità e sicurezza di ciò che produciamo. E questo non vale solo per il nostro vino, che oggi si afferma come leader europeo in termini di denominazioni e di indicazioni geografiche, ma lo si può ritrovare anche per tutto il nostro settore agroalimentare, che con le sue oltre 300 denominazioni pone il nostro Paese come il primo in Europa, con un valore nel nostro export alimentare che tocca i 37 miliardi. Credo che questa sia un'occasione importante per il Paese, perché il Parlamento sta dando un segnale concreto ad un settore in crescita. Il fatto che si parta e si ottenga un testo unico, un testo di settore per il comparto, e che questo parta dal vino non è un caso. Questo forse perché è uno dei settori più dinamici, con rappresentanze, con una filiera, che si sono mostrati in grado di condividere un percorso con il Parlamento.
C'è un'altra parte di questa legge che riguarda il riconoscimento del vino come il patrimonio culturale nazionale, perché il vino è anche questo per il nostro Paese. È centrale sì per l'economia, ma racconta anche molto della nostra cultura, della nostra storia nazionale. Da tempo ormai il vino non è più esclusivamente un alimento, è un prodotto che accresce il suo valore, che oggi sa raccontare una storia, che rappresenta un pezzo di quella straordinaria biodiversità che caratterizza la nostra penisola, che vede tra l'altro tanti paesaggi vitati delle nostre regioni essere riconosciuti come patrimonio universale dell'UNESCO. Inoltre, signora Presidente, c'è anche una forte componente umana a rendere importante questo testo. Il lavoro e il sudore di uomini e donne delle nostre campagne, che spesso con le loro fatiche rappresentano non solo un mondo che produce, che dà occupazione, ma anche un presidio per la cura e la valorizzazione del territorio, troppo spesso abbandonato dalle pubbliche istituzioni. Con queste motivazioni, signora Presidente, annuncio il voto favorevole del gruppo Sinistra Italiana. Grazie. Grazie, deputato Bordo. E adesso do la parola al deputato Paolo Russo. Dov'è il deputato Russo? Non lo vedo al suo posto, quindi andiamo avanti. E allora do la parola al deputato Paolo Parentela. Prego. Grazie Presidente. L'Italia dal 2015 detiene il primato mondiale nella produzione di vino, con 47,4 milioni di ettolitri. Dal punto di vista qualitativo invece, con 73 DOCG, 332 DOC e 118 IGT. Siamo primi in Europa per numero di vini con indicazione geografica. Deteniamo il record di esportazione di vino per un valore di 5,4 miliardi di euro, che è la prima voce nel campo dell'export nel panorama agroalimentare nazionale. Esportazioni che, secondo quanto riportato l'Istat, in questi giorni crescono.